Buonasera e bentrovati. Cominciamo a fare qualche piatto un pochino più leggero dopo le mangiate che ci siamo fatte durante la Pasqua e la Pasquetta. Vi voglio proporre una insalatina di carciofo e totano. Totano, ma può essere anche polpo, seppia o calamaro. Vanno benissimo. E qui abbiamo per una porzione quindi un carciofo e un pochino di totano. Queste sono delle strisce di totano che trovate in pescheria, pulite, perfette. Le ho lessate e adesso le andrò a tagliare e condire. Per cui hanno anche un buon prezzo, un prezzo accessibile. Però potete utilizzare anche il polpo o le seppie o i calamari, chiaramente sempre preventivamente lessati. Adesso andiamo a tagliare a pezzettini sottili il nostro totano e lo mettiamo in una terrina. Vedete, molto tenero. Può essere un'ottima idea per quest'estate. Potete sostituire il carciofo anche con dei finocchi o dei pomodori o della semplice insalata. Ecco qui. Benissimo. Abbiamo tagliato il nostro totano. Ora prendiamo il carciofo. Eccolo qua. Adesso è il periodo di carciofi, quindi hanno un costo accessibilissimo. E andiamo a tagliare a pezzettini sottili il nostro carciofo. Anche i nostri carciofi e li mettiamo insieme al nostro totano. Procediamo. Mi raccomando, quando pulite il carciofo mettetelo in acqua acidulata, se no diventa nero. Sempre a fettine sottili, vedete? Molto sottili, eccoli qua, e aggiungiamo benissimo, abbiamo tagliato anche il nostro carciofo. Bene, ora ci andremo a mettere la scorza del limone e dell'arancia. Metteggiamo la scorza. Nostra grattugia, gli darà un buon profumo. Ciao Billy, buona giornata anche a te. Beh, diciamo che qui è ora di cena, eh. Piatto verrà bello bello profumato. Ci siamo.
metteremo il succo del nostro limone. L'olio extravergine, del sale e del pepe. Quindi, come vedete, è un piatto semplice, semplice, veloce, veloce. Mettiamo il nostro olio extravergine e un po' di pepe. Ok. Un pochino di sale. A mettere poi del prezzemolo e della mentuccia. Allora, la mentuccia questa ormai è essiccata. Chiaramente se preparate questo piatto un po' prima e lo lasciate marinare verrà molto più saporito, come tutti i piatti, come tutte le marinature. Ok, abbiamo messo la mentuccia e aggiungeremo del prezzemolo. Mettiamo un pochino di prezzemolo. Ecco qua. E abbiamo aggiunto anche il prezzemolo. Abbiamo messo anche il sale. Benissimo. Giriamo la nostra insalata. E la possiamo disporre sul nostro piatto. Un'ottima alternativa. Quindi poi i carciofi fanno molto bene, sono detossinanti, contengono ferro e vi posso assicurare che crudi sono veramente ottimi. Ecco qua. Bene. Ora la nostra arancia, mettiamo anche la nostra arancia, andiamo a pulire, bella come il sole. Abbiamo dei prodotti spettacolari in casa, quindi approfittiamone. Andiamo a tagliare. Ok. Anche l'arancia condita con olio e sale vi posso assicurare che è spettacolare. Ecco qua. Quindi aggiungiamo anche la nostra arancia. È un piatto sicuramente d'effetto, alla fine risulterà. Ciao Cesare, ecco qui, vedete?
abbiamo composto un bel piattino, semplice, semplice, veloce, veloce, un filo d'olio per le nostre arance e un pochino di sale. Vi assicuro che sono veramente gustose. Un po' di prezzemolo. E che dire, il nostro piatto è bello e pronto. Quindi abbiamo fatto un piatto veloce, gradevole, anche alla vista, vedete com'è tutto bello colorato. E salutare, è anche gustoso. Bene, vi do un bacio, un abbraccio, buona serata a tutti e buon proseguimento di serata. Buona cena a tutti quanti. Ciao, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!